Luca Del Gobbo, avete ricevuto i vigili del fuoco che chiedono soprattutto aumenti salariali e una dotazione di strumenti meno obsoleta di cui, rispetto a quella di cui dispongono oggi. Che cosa vi hanno detto e che cosa avete detto voi a loro? Sì, come gruppo del Nuovo Centrodestra, insieme al coordinatore regionale Alessandro Colucci, abbiamo portato una delegazione appunto del Corpo dei Vigili del Fuoco della Lombardia, dal Presidente del Consiglio Raffaele Cattaneo. Ci hanno esposto i problemi, i gravi problemi che hanno, quelli salariali, un contratto che dal 2009 è fermo, ma soprattutto il riconoscimento da parte loro dello status quo di forze dell'ordine, perché in un momento così difficile come questo io credo che non si possa non investire sulla sicurezza, e investire sul corpo vigile del fuoco vuol dire investire sulla sicurezza appunto dei cittadini. Abbiamo parlato anche dei mezzi e della dotazione che il corpo richiede, e quindi noi prepareremo a breve una mozione per il Consiglio regionale che siamo sicuri verrà condivisa anche da tutti gli altri gruppi politici, sia di maggioranza che di minoranza, quindi una posizione forte da parte della nostra istituzione. E poi insieme al coordinatore regionale Alessandro Colucci contiamo di far avere direttamente al ministro Alfano le istanze che oggi appunto il Corpo dei Vigili del Fuoco ha rappresentato a noi in questa mattinata. Un'ultima domanda invece sull'attuale situazione economica, nel senso che il Presidente del Consiglio dice sempre possiamo essere ottimisti, c'è la ripresa, la domanda è secondo voi c'è la ripresa? Ma i segnali che arrivano sono segnali sicuramente che ci fanno sperare in un futuro migliore. È chiaro che questi primi segnali non significano automaticamente che l'Italia sia uscita dalla crisi, e che questa crisi, che si è purtroppo abbattuta su molte famiglie italiane con la mancanza di lavoro, con una situazione che ha fatto scivolare moltissime famiglie che stavano nella classe media in una situazione di difficoltà, oggi appunto non sia del tutto superata. Che cosa dobbiamo fare? Secondo me dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo dimostrato fino ad oggi come sistema paese, ad essere forse più ottimisti e a credere di più in tutte quelle grandi risorse che l'Italia ha da sempre. Questo non vuol dire solo da parte delle istituzioni e della politica, ma io penso davvero alle grandi forze che gli imprenditori, le classi che hanno espresso attraverso appunto le opere, quindi chi fa associazione, chi fa ogni giorno una risposta ai bisogni della gente. Ecco, questa è la grande ricchezza dell'Italia. Noi dobbiamo davvero insistere su questo, ridare fiducia agli italiani e continuare nel lavoro che abbiamo intrapreso.